Sì, beh, intanto sono felicissima della borsa di studio e sono felice anche perché appunto una ragazza del sud, vivevo a Valencia, che appunto ha fatto un percorso di studi sempre al sud, a Napoli, e mi fa piacere che l'abbia vinta lei perché so che è veramente determinata ad approfondire il tema. Le questioni di genere non sono questioni secondarie. Quando le donne lavorano la produttività aumenta e il fatto che al meridione pochissime donne lavorino, solo il 30%, la metà della media europea, deve far capire che se non si investe sull'occupazione femminile non si rialza la testa. Quindi qui siamo in una condizione di disuguaglianza nella disuguaglianza, perché chiaramente c'è un problema nord-sud ed è la prima disuguaglianza. All'interno di questa c'è anche una disuguaglianza a discapito delle donne. Quindi mi sembrava giusto, ecco, parlare a questi giovani tutti, ragazzi e ragazze, ma specialmente rivolgermi alle ragazze, perché io penso che le donne abbiano un livello di, oggi di competenza, ma anche di determinazione che deve poi tradursi anche in un'occupazione. Sarò a Melito perché è una storia terribile quella della bambina che è stata violentata per anni nel silenzio, nella paura di denunciare appunto qualcuno che poteva danneggiare la famiglia, quindi il figlio di un boss di 'ndrangheta. Trovo doveroso per le istituzioni stare accanto alle vittime, ma anche accanto alle comunità che si ribellano. E quindi il senso della mia partecipazione è proprio questo: è sostenere questa famiglia, sostenere questa comunità, perché noi non possiamo chiedere eroismo ai nostri concittadini. E quando i nostri concittadini ce la fanno a ribellarsi, le istituzioni ci devono essere, devo stare vicino. Quindi io spero che saranno in tanti andare, ragazzi, uomini e donne, perché la violenza sulle donne è un problema delle donne che nasce dagli uomini e gli uomini devono essere i primi a rifiutare i violenti, a metterli all'angolo. Quindi mi auguro che sia una manifestazione molto partecipata anche dagli uomini. Quando appunto lavoravo alle Nazioni Unite partecipammo alla stesura di quel testo. Quello è un buon testo che dà sviluppo alle comunità locali e consente anche ai rifugiati di sviluppare un territorio. Tanti piccoli borghi qui rischiano lo spopolamento, i rifugiati possono essere una risorsa a condizione che però vengano messi, come dire, in un contesto capace poi di assorbirli. Ecco, quella legge prevede un beneficio sia per le comunità locali che per i rifugiati. Io mi auguro che venga attuata. Mi pare che il presidente attuale abbia fatto riferimento più volte alle sue intenzioni di farlo e mi auguro che ci sia un seguito a questo. Ma io penso che il ponte sullo stretto non sia una priorità. In un'Italia in cui il dissesto idrogeologico continua a fare enormi danni, in un'Italia in cui si muore di terremoto, io penso che la priorità sia mettere in sicurezza i nostri cittadini, prima di tutto. Dopodiché c'è anche il resto. Però, ecco, se dovessi io decidere come utilizzare le risorse, sicuramente le utilizzerei per la messa in sicurezza del territorio. È un libro in cui racconto, in senso, è il libro in cui io racconto che vuol dire rappresentare le istituzioni, quanto sia un lavoro complicato farlo, ma anche quanto sia utile farlo, perché migliorare le istituzioni significa far rinascere la speranza e anche la fiducia dei cittadini in chi li rappresenta. Quindi io ho dedicato moltissimo in questi anni a avvicinare i cittadini al palazzo e a uscire dal palazzo verso i cittadini. E nel libro si racconta questo. Oggi a Montecitorio sono entrati più di 1 milione di persone in iniziative che abbiamo fatto, culturali, presentazioni di libri, mostre, apertura ai cittadini, al pubblico del palazzo. Io faccio la guida turistica una domenica al mese, accolgo i cittadini, spiego loro come funziona la nostra istituzione e faccio capire che senza il Parlamento non c'è democrazia. Allora tutto si può migliorare e si deve migliorare, ma al netto degli sprechi, al netto di tutto, e noi in questa legislatura abbiamo fatto degli enormi tagli alla Camera,
270 milioni di risparmi. Ecco, al netto di tutto questo, la democrazia ha un costo. Quindi nel libro si racconta lo sforzo di migliorare, di cambiare, di aprire, lo sforzo anche mio di andare verso i problemi. Bisogna metterci la faccia dove ci stanno i problemi, nelle periferie bisogna andare, dove vive la maggior parte della popolazione urbana, dove vivono i giovani. E allora per questo ho pensato utile andare nelle periferie e portare le periferie a Montecitorio. E nel libro raccontiamo tutto questo. Vuole essere appunto uno strumento per far capire che non siamo tutti uguali e che la politica può essere una cosa molto bella. La questione di genere, l'emancipazione delle donne, i pari diritti sono questioni che non possono essere delegate ad altri. Ogni donna, ogni giorno deve mettere in atto questa consapevolezza a casa, in famiglia, per strada, nel posto di lavoro. Non c'è qualcuno che con la bacchetta magica risolverà la questione. Noi abbiamo fatto buone leggi, abbiamo fatto in modo che la Convenzione di Istanbul diventasse il primo atto parlamentare approvato da questa legislatura. Abbiamo fatto anche il decreto sul femminicidio che è diventato legge, abbiamo fatto molti provvedimenti, ma le leggi da sole non bastano. Sta alle persone poi mettere in atto la propria dignità ogni giorno, senza sperare che tanto la persona violenta cambierà, perché quella non cambia, e se non si denuncia si rischia la vita. Quindi io dico alle ragazze: denunciate, non pensate di cambiare da solo il violento. E dico agli uomini: mettete i violenti all'angolo, prendete le distanze da loro, perché non vi potete confondere con i violenti. I violenti sono figure non dignitose e dunque non ci si può mischiare con i violenti. I centri antiviolenza vivono un periodo molto critico, molti centri antiviolenza sono stati chiusi, questo è inaccettabile, tanto più perché noi abbiamo stanziato le risorse, ma le risorse sono state in qualche modo bloccate da complicazioni e quindi non sono giunte a destinazione. La ministra Boschi in audizione alla Camera, alla commissione Jo Cox sull'odio, contro l'odio e le discriminazioni, una settimana fa ha detto che sta appunto organizzando questa cabina di regia per sbloccare i fondi, perché questo è il paradosso più totale: i fondi ci sono, ma ci sono problemi nell'erogazione finale dei fondi. Quindi io mi auguro che la ministra quanto prima possa dare sbloccare questa situazione e dare un segnale chiaro ai centri che stanno facendo una grande fatica a resistere.